Hanno dato voce ai loro disagi in tema di Tari e IMU agricola, i cittadini di San Cataldo che hanno partecipato ad un incontro nella Sala Borsellino del municipio di San Cataldo. Una riunione che ha provocato non poca delusione da parte dei presenti per l'assenza del primo cittadino sancataldese Giampiero Mudaffari, il quale ha sottolineato nella sua pagina personale di un social network di non avere preso parte alla riunione perché non formalmente invitato dal Comitato Tutela del Cittadino che ha organizzato l'evento. I cittadini hanno sottolineato l'esigenza di correggere gli errori riguardanti le cifre da pagare indicate nelle bollette Tari e inoltre hanno lanciato un appello per dare il via nel più breve tempo possibile alla raccolta differenziata. In poche parole, i sancataldesi sono arrivati al capolinea, non ce la fanno più economicamente a sostenere tutte queste tasse che stanno arrivando ultimamente, parlando della Tari, dell'acqua, dell'IMU agricola. E la sofferenza della gente che c'è è incredibile, è l'esasperazione. Perciò oggi siamo arrivati ad un punto, o dare da mangiare alla famiglia, o pagare le tasse. Purtroppo qua a San Cataldo ormai la cosa è gravissima, non grave, è gravissima, c'è troppa gente ormai che non lavora più. E ora tra la Tari del 2014-2015 e pure anche quella del 2012 perché vogliono pure una differenza, qua la cosa ormai è insostenibile e le persone si troveranno morosi senza che possano inermi a tutto questo. Queste cose sono inaccettabili. La politica deve dare delle risposte e aiutare i più bisognosi. Oltre a quella del sindaco Giampiero Modaffari e dell'assessore comunale Angelo La Rosa, era stata indicata anche la partecipazione di altri esponenti politici nazionali, regionali e locali, quali i deputati nazionali Azzurra Cancelleri, Alessandro Pagano e il deputato regionale Giancarlo Cancelleri. L'unico rappresentante istituzionale presente è il deputato regionale Gianluca Miccichè, che ha ascoltato le richieste dei cittadini, impegnandosi a farsi latore dei loro messaggi. Io reputo soprattutto l'IMU sui terreni agricoli essere la tassa più ridicola della storia d'Italia, che grava solo ed esclusivamente sulla proprietà agricola e sugli agricoltori. Siamo ancora nonostante il Parlamento ha approvato, siamo ancora in tempo per tornare indietro. So che il governo sta ripensando a rimodulare questa tassazione. Sarà una battaglia lunga e dura, ma speriamo di poterla vincere perché ricade tutta sui nostri territori.